29esima edizione di Met Jazz dal 26 febbraio al 29 marzo. A Prato in programma 9 concerti diffusi fra il metastasio e il fabbricone. Filo conduttore la chitarra e il pianoforte, non solo come strumenti protagonisti, ma anche come musi ispiratrici. Come jazz quest'anno cerca un equilibrio, cercando di raccontare come il rinnovamento della musica degli anni 90 arriva fino ai giorni nostri. Abbiamo due nomi eccezionali della grande scena downtown degli anni 90, cioè il chitarrista Marc Ribot e la pianista Sylvie Courvoisier, e al tempo stesso abbiamo giovani musicisti poco conosciuti al grande pubblico ma formidabili come Gerardo Pepe o Danilo Blaiotta o Alessandro Lanzoni, che presenterà in prima assoluta un nuovo progetto su Bud Powell, o musicisti anche molto noti come Nico Gori. Tra gli eventi collaterali, la presentazione del libro Nelle mie corde di Marc Ribot, il concerto Marino De Rossi Duo e la conferenza Il pianoforte come orchestra percussione a cura di Stefano Zenni. Met Jazz è realizzato con la collaborazione della Scuola di Musica Verdi, la Biblioteca Lazzarini e il Comune di Prato. Cioè, da quando c'è Metastasio Jazz, ormai 29 edizioni, si è rinsaldata questa relazione con questa musica che ha appassionati a giro per il mondo. Anche questa edizione allarga i confini, le collaborazioni, è un'edizione che rinsalda un legame tra la musica jazz e la città. Dopo Met Jazz altri hanno seguito l'esempio, altri teatri, ma anche altre associazioni private, circoli, per una città che è amica del jazz e di questo tipo di musica.